La partecipata SPM è e resta tra le priorità di questa amministrazione, che non si è quindi mai dimenticata dei circa 50 dipendenti non transitati alle Iblea Acque e in attesa di diverse mensilità non pagate senza un futuro certo. A replicare ad articoli e comunicati stampa di questi giorni è l'assessore con delega alle società private Saro Viola, che fa chiarezza sull'intera vicenda SPM. Quegli articoli che sono venuti in questi giorni, in particolare uno di una testata online, credo che non hanno nulla a che vedere sul nostro operato, su quello che noi stiamo facendo come giunta, come amministrazione per la SPM. Voi sapete che questi lavoratori erano circa 80 lavoratori. E poco tempo fa, dal 19 settembre, 29 di questi lavoratori sono transitati alle Iblea Acque, per cui in atto noi abbiamo 46 lavoratori dipendenti dell'SPM più due ancora in aspettativa, quindi 48 lavoratori. L'interesse nostro principale come amministrazione, come assessore io alle partecipate, è quello di garantire per questi lavoratori il mantenimento del posto di lavoro. E stiamo cercando in tutti i modi di trovare le soluzioni più idonee, più adatte per far sì che questi lavoratori possano vivere tranquillamente e non pensare al futuro, non pensare al domani di essere in mezzo a una strada. Noi ci stiamo adoperando in questo senso. Per quanto riguarda la questione del bilancio della SPM, voi sapete che la SPM è una società in liquidazione, una società partecipata al 100% dal Comune di Modica. Ebbene, non sono stati forniti i bilanci, cose che abbiamo fatto in questi ultimi tempi, non in latitanza come qualcuno scrive, ma ci siamo seduti giornalmente con il sindaco, gli altri assessori, con il collegio dei revisori, con il revisore, con il presidente dei revisori, a cercare di trovare, di sollecitare intanto che vengono portati i bilanci di questa società per gli anni che mancano, gli ultimi due anni che mancano, per vedere in che modo possiamo operare. Considerato che come comune, da quando noi ci siamo insediati, da giugno, io ho fatto in modo, e lo posso certificare, lo possono dire anche i lavoratori tutti, che le mensilità da giugno in poi sono state erogate, perché noi ci siamo sostituiti fino a quando non il Tribunale non ci ha assegnato di liquidare determinate somme prima di pagare i lavoratori, ma fino a qualche giorno fa noi ci siamo sostituiti all'amministratore per poter pagare direttamente come ente comune i lavoratori, cose che abbiamo fatto. Oggi siamo in ritardo perché abbiamo una pendenza che il Tribunale ci assegna di pagare un lavoratore, due lavoratori, un affitto dove era la SPM, che è dei fratelli Cannezzaro, per cui stiamo già approntando le determine, e credo che oggi mi arriveranno le determine per fare in modo che intanto paghiamo queste somme, sblocchiamo il conto corrente e nell'immediato possiamo dare seguito al pagamento delle spettanze dei lavoratori. Spettanze che ovviamente per i lavoratori sono 5 mesi, ma io all'insediamento a giugno ho trovato che la commissaria a suo tempo aveva già pagato dicembre, gennaio e febbraio, cose che oggi giustamente i lavoratori reclamano. Io non so dove sono andate a finire queste somme, perché il comune l'ha erogato. Magari l'amministratore ha dovuto pagare delle incompense che erano molto più necessarie, voglio dire, tipo fanghi, tipo depurazione e così via. Però noi, da quando ci siamo insediati, abbiamo onorato mensilmente lo stipendio dei lavoratori.
Finalmente ci siamo, grande giorno per nuotatori, cittadini, associazioni, club che aspettavano la riapertura della piscina comunale di Modica. Oggi, lunedì, è finalmente aperta, l'ha comunicato la gestione, seguirà gli stessi orari dello scorso anno, ci saranno ovviamente dei lavori di efficientamento energetico sul tetto che comunque sempre la gestione ha assicurato non comprometteranno tutte le attività. La piscina da oggi è ufficialmente aperta, ci saranno tutti i corsi, tutti quelli per i bambini, per gli adulti, acqua, gym, quindi sarà ripristinata da oggi tutto quello che era stato lasciato per la chiusura di luglio. I lavori sicuramente saranno fatti nell'arco della nostra stagione, però non intaccheranno sicuramente quella che è la nostra attività di gestione. A tal proposito, se mi posso permettere, ringraziamo veramente tutte le persone che ci hanno chiamato, perché sono state veramente migliaia già ad agosto, questo a farci capire l'importanza di questo servizio per la cittadinanza. Ecco, infatti quello che volevo chiedere, c'è stata tanta attesa, l'avrete sentita questa attesa, questa riapertura della piscina, c'è stata qualche pressione, anche perché vediamo, siamo ancora alle 9:30, 10 del mattino e già la piscina comunque è piena. Sì, sì, l'attesa è stata veramente tantissima, anche perché la stagione scorsa veramente abbiamo dato, credo e spero, un buon servizio, ecco perché già dalla fine di agosto abbiamo avuto una pressione pazzesca proprio in termini di numero di persone e questo ha fatto sì che anche l'amministrazione comunale abbia capito l'importanza di un servizio del genere efficiente per i cittadini, anche perché il nuoto e tutte le attività connesse al nuoto si rivelano per la cittadinanza fondamentali. Quindi è un servizio che non possiamo far mancare, è una struttura che non possiamo lasciare ferma. Ecco perché, come si dice, cerchiamo sempre di far capire all'amministrazione o comunque a chi gestisce queste strutture di poterci dare la possibilità di continuità, perché la gente vuole continuità, è quello che vogliamo. Una folta delegazione della CGIL di Ragusa, guidata dal segretario generale Peppe Scifo, ha partecipato sabato alla manifestazione nazionale promossa dalla CGIL, sostenuta da 200 associazioni e movimenti no profit, con delegazioni provenienti da tutta Italia. La via maestra insieme per la Costituzione, questo è lo slogan scelto dalla CGIL e dai movimenti che a loro volta raccolgono tantissime realtà della società civile per la grande manifestazione nazionale. Un lunghissimo corteo ha sfilato per le strade della capitale per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre, per la pace, per l'aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell'ambiente, per la difesa e l'attuazione della Costituzione, contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. A Roma per la manifestazione a difesa della Costituzione, soprattutto per chiedere l'attuazione. In un momento storico in cui il governo sta remando veramente nella direzione opposta, tagli alla sanità, tagli all'istruzione, un sistema paese arrivato proprio al limite della sostenibilità sociale, è un governo che non dà risposte e che attacca i ceti più deboli. La manifestazione di oggi assieme a 100 associazioni serve proprio per affermare i principi e i valori della nostra Costituzione e affermare l'urgenza della loro attuazione. Ragusa ha partecipato con una delegazione di più di 200 lavoratrici e lavoratori proprio per affermare la necessità di un rilancio della mobilitazione e quella di oggi non è altro che solo l'inizio. No al lavoro sottopagato. Ieri in Corso Umberto a Modica una raccolta firme organizzata dal PD che intende sollecitare l'approvazione della proposta di legge per l'introduzione del salario minimo. Un'iniziativa che ha coinvolto tutte le opposizioni allo scopo di garantire l'attuazione del principio costituzionale che prevede il diritto a una retribuzione idonea ad assicurare a chi lavora e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Secondo il PD si tratta di una grande battaglia di civiltà per dare una risposta concreta a circa 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che pur lavorando si trovano in una situazione di povertà. Ieri quindi in strada per chiedere che il trattamento economico minimo non possa essere inferiore a 9 euro l'ora. Oggi è la giornata nazionale per quanto riguarda la raccolta firme fatta dalle opposizioni a livello nazionale affinché ci sia una legge equa per quanto riguarda il salario minimo. Il salario minimo che le forze di opposizione hanno detto che deve essere non meno di 9 euro l'ora per tutti quei cittadini appunto che prestano il lavoro. Ripeto, è una
somma una cifra che va come minimo, ripeto, perché 9 euro lordi, e quindi è una forma di dignità per la sopravvivenza delle famiglie, ripeto. Questo non vuol dire che 9 euro l'ora dovrebbe essere lo stipendio normale per tutti i cittadini o per tutti i lavoratori, ma quantomeno quando uno si è presto già a lavorare, all'inizio lavoro, non scendere sotto i 9 euro lordi. Io vedo che la gente è interessata a firmare perché, ripeto, è una firma di dignità verso il lavoro e verso i cittadini, e credo che il lavoro sia una dignità per tutto quello che lo fanno, e anche, ripeto, è una cosa importantissima perché noi ci mettiamo la faccia affinché, ripeto, le persone siano coinvolte, e quindi noi vogliamo coinvolgere le persone affinché anche loro vivano esattamente le cose del paese, perché il paese Italia ha bisogno di queste manifestazioni affinché faccia notare al governo le cose che non funzionano, le cose che non vanno bene.